Quindi oggi siamo al Fondo Verri, venerdì 3 novembre, diciamo, onorando Santo Greco per questo calendario con la presentazione di Giuliana Coppola e quindi diamo inizio ai lavori. Personalmente mi sento molto affezionato alla figura di Santo Greco, per la sua dimensione giocosa della ricerca creativa. In questi giorni ho ripassato le note geografiche e i riferimenti di un pezzo che ha scritto Santo Greco, che non è riportato al calendario ma è sul sito. C'era un po' questo percorso suo sulla idea della ricerca artistica, anche come un'attenzione forte alla libertà. E poi c'era un particolare che mi ha affascinato moltissimo, ed è il fatto che Santo Greco è stato un clown. Sì. E il suo viso è un viso di clown. Mi ha molto affascinato questa cosa, perché io anche quando ero molto giovane tra le mille tue esperienze, era una delle cose che ho più amato tra il campo, perché appunto questa dimensione della libertà. Sono andata a casa di Sandro perché avevo voglia di salutarlo e perché la vita mi aveva detto, Giuliana, guarda che Sandro non è stato molto bene, e io e Nino ci siamo preoccupati, andiamo a trovare Sandro. E invece il non star molto bene di Sandro è vedere Sandro che lavora. Il suo non star molto bene è incontrare Sandro nel suo mondo. Sandro ci ha accolti ancora una volta in questa sua casa. Molto pensato in questo periodo, Rita. Ho molto pensato perché mi veniva un termine, Walter, mi veniva un termine in testa, casa museo. Ma poi il museo dà l'idea di un qualcosa di fermo, di statico, di immobile, di un qualcosa che è superato un po' nel tempo. Il museo conserva il passato. La casa di Sandro, della vita di Giovanni, ma l'angolo di Sandro è l'angolo di un continuo laboratorio e la vita, ecco, la casa di Sandro.
ricerca, con questo continuo movimento, questo continuo sorriso, questo riuscire a metaforizzare il tutto. E poi la vita mi ha mostrato questa storia e io ho pensato che veramente, veramente questa storia che segue mese per mese l'agenda della vita e il volgere dell'anno rappresenta il mondo che i poeti e gli artisti desiderano. E ho incontrato voi gli amici, ho incontrato voi, ho letto pagina dopo pagina e mi sono commossa ad un'idea, ad un pensiero che poi ho ritrovato, che niente più della poesia può rappresentare l'arte. Io ho letto tutti i vostri passi e ho detto che ogni parola di noi, della quotidianità nostra, è sprecata. Perché l'arte, dell'arte è difficile parlare. Non ci sono parole per dire cos'è arte. Io della farfalla, delle farfalle di Sandro, potrei dire tutto, ma soltanto un poeta riesce a descrivere, a raccontare, a narrare cos'è la leggerezza del volo dell'arte. Ecco perché mi ha emozionata questa storia ed ecco perché ho detto a Rita, Rita, dice la Rita, dobbiamo Giuliana parlarne. Sì, ne parliamo, ma ne parliamo in un mondo di artisti, di poeti, di letterati, un mondo che sa che cosa significa creare, ecco, inventare, formare. E far sì che il pensiero, l'emozione del pensiero si trasferisca in una parola, che non è uno scherzo, non è assolutamente uno scherzo. E l'atto della parola penso che sia proprio il momento più difficile per ciascuno di noi, per coloro che scrivono o per coloro che dipingono, riuscire a trasferire l'emozione in immagine o in parola. Penso che sia veramente un atto che coinvolge. L'ideatrice è la Rita, io penso. È vero, sì. E allora, forse, la mia presentazione è solo questa. Dare la parola alla Rita, poi passarla, se vuole, a Sandro. Ma poi, soprattutto, dare la parola a voi che avete contribuito a far sì che quest'opera starte, che quest'opera, che questo maggio nascesse. Io è quello solo che mi devo dare la parola, ecco, perché così poi la vostra voce dà voce a, al calendario omaggio di San. Grazie. Va bene? Vai. Allora, innanzitutto buonasera, bello di esserci, ci siamo salutati con tutti quanti, con tutti quanti. È un'idea che mi è nata casualmente guardando, ritrovandomi fra le mani un catalogo che l'Associazione Culturale di Salice ha creato per, quando ha organizzato la mostra a Sandro. In pratica è un'idea che è nata, questa dell'associazione è un'idea bellissima, che è nata nel 2012 con la Biennale delle Arti. È stata la prima biennale nel 2012 dedicata a Bodini, poeta Bodini. Invitarono gli artisti, pittori, scultori, a creare opere ispirandosi alle poesie di Bodini. La seconda biennale nel 2012 la dedicarono a Sandro Greco e la terza biennale, è stata l'anno scorso, l'hanno poi dedicata al Papa, alla parola del Papa, alla misericordia. Questa seconda biennale è veramente stata una mostra bellissima, veramente questo centro sociale, il presidente, qui lo teniamo, Lino Fantastico, hanno fatto delle cose veramente belle, 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 devo dire. Io ripeto, dal catalogo che mi sono ritrovato all'inizio di quest'anno, mi è venuta così rivedendola, così bella, ricca di immagini, di colori. Ma peccato, perché di solito dopo queste cose rimangono negli scaffali, ce ne dimentichiamo. Dico, ma
forse non sarebbe bello se realizzassimo un calendario. Ne parlai col presidente Mondino Fantastico, e poi con i vari poeti, contattai i professori Giannoni che ci sono stati durante la mostra presentata da professori dell'università pure, e mi venne questa idea di realizzare il calendario. Per cui mi sono data da fare in cerca tutti i calendari, una ricerca a tagliare, a trovare, a fare, a disfare, finalmente riuscì a realizzarlo. Però la parte grafica chiaramente non era di mia competenza, per cui contattai prima un giovane che aveva questi lavori, però non mi soddisfece il lavoro che mi consegnò. Insomma, dopo vari tentativi senza farla troppo lunga, poi disse Sancho, non ti voglio Giovanni che è così bravo. Infatti mi rivolsi a lui e con Giovanni abbiamo finalmente, è stata sofferta, è stata lunga la cosa, e abbiamo realizzato questo calendario. Ho voluto la carta più bella della tipografia, un'unica facciata, perché volevo evidenziare la poesia, no? Per cui mi interessava un calendario grande. Insomma, almeno a me ha soddisfatto, mi è piaciuto il lavoro che abbiamo fatto, mi è piaciuto. Spero che vi piacciono da voi. È una potenza, Sandro. Sta aprendo mentre la Rita parla, lo sta sfogliando e dice: bello. Non sono scoglie sue, è bello. D'accordo. Gennaio è omaggio a Sandro Greco, l'incontro, come quello di questa sera, l'incontro di Cosimo. Questo è un professore di Salici che è stato un ex alunno di Sandro. Per cui quando dice lo vidi, io lui dice ma sono un Ercole, lo descrive in questo modo. E fa una bella distinzione di Sandro. Il quadro è invece Sandro, il quadro, il questo, quadro. Questo lavoro qual è Sandro? Fiori di Sandro, no? L'incontro, volevo che parlasse lui, ma lui ormai è entrato nel suo giro di clown. Ecco, possiamo continuare piano piano a dire quelli. Febbraio, nelle farfalle, il volo che siamo, di Carlo Alberto Augeri, febbraio. Per cui noi ci troveremo il calendario, l'immagine dolcissima a febbraio con le farfalle e poi troviamo Carlo Alberto Augeri e i versi di Carlo Alberto. Bello. Marzo, il sole innamorato della luna verde, che è una delle cose che preferisco, cioè una delle immagini che mi piacciono di più, ed è di Rosalba Fantastico, ed è marzo, con il sole che si innamora della luna. Aprile, Fiori di carta di Giovanni Fiore. Maggio, Le sue mani della Rita Greco Scarinci. Ne abbiamo parlato un'altra volta di queste mani quando abbiamo presentato la deontologia della Rita. E poi giugno, La bellezza dei fiori di Sandro di Emanuela Rizzo. C'è sempre il mare. A luglio, all'uomo solitario di Luigi Arrizzo, i poeti non ci sono. Però. No, non ci sono i poeti. Non so. Ad agosto, contrasto di Giuseppe Sonsogno, forse il presidente dell'associazione. No, non c'è mai. Settembre, Evasione di Piera Spenicato. Ottobre, Mi ha detto un saggio artista di Daniela Tateo. Novembre. Vediamo. Questa storia bellissima. Omaggio a Sandro Greco, il clown, il gioco, la carta, il fiore, il latte di Walter Vergallo. Bellissima. La poesia di Walter. E poi a dicembre, A Sandro, il mio gigante, di Rita Greco Scalici. Il suo gigante sta qua. Sì. Gigante. Ecco, guarda che gigante ha scelto la Rita per te. Tu sei quel gigante. E poi c'è la pagina che condensa le memorie,
le storie Antonio Lucio Giannone, itinerario di Sandro Greco, Totti Carpentieri, Sandro Greco e la trasversalità dell'arte, Giuliano Capani, Marasco e Jenny Marasco dal domatorio di Farfalle Bellissimo, Sandro Greco e la profonda leggerezza dell'essere. Ecco. E poi ognuno adesso, io troverò il problema quando lo appenderò, lo metterò, perché mi succede sempre questo, ve lo dico. Se io incomincio, perché adesso avrò Sandro, però poi il 2017 passa e dovrò incominciare, e allora dovrò mettere gennaio, ma poi passa gennaio. Il mio problema serissimo è questo, Rita, che una figura nel momento in cui io poi la sposto perde l'aria, e allora sarà per me un problema dover pensare che i versi d'un tratto dicono e adesso mi togli la voce, sarà un continuo ogni mattina girare avanti e dietro perché uno non si offenda pensando che la nascosta. Ecco perché ho tanti muri, un muro, non è uno scherzo, ma i muri, mio marito è testimone, di rossi calendari, gira uno, i muri, sono, ne prendo diversi perché così nessuno si offende. Ma così stanno facendo, alcuni stanno facendo così. Perché mi mette l'ansia a pensare che Sandro, come faccio a coprire Sandro? O come faccio a coprire Walter? O come faccio a coprire te? E allora sarà un po' un gioco, perché siccome ogni pagina è un quadro di per sé, mi sa che gli stacco che sono un numero di Sandro. Vabbè, detto questo, mi è andato troppo, a te Vanessa. Qual è il mese? Ottobre. Il mese della bilancia? L'altro mio. Che certo. Il mese della bilancia, il mese dolcissimo. Un po' più difficile quello del Walter Vergallo, ma lui è così scorpionaccio. Lui è così. È scorpionaccio? No. Beh, a te. E poi il professore Colombo parlerà quando io. Io intanto volevo dire che Sandro l'ho conosciuto tramite mio figlio, perché mio figlio studiava beni culturali e quindi il suo professore ha organizzato una mostra a Lecce durante la triennale di mio figlio, nella quale esponeva Sandro Greco. E Sandro, poi ci siamo scambiati amicizia su Facebook, e devo dire che oltre ad essere un artista è anche uno psicologo. Perché? Perché, vabbè, molti dicono che io sia un libro aperto, perché si vedono subito i miei sentimenti, esprimo subito quello che provo. E Sandro ha visto bene in me, perché più delle volte mi ha detto: Daniela sorridi. E ha letto alcune mie poesie che pubblicavo anche su Facebook, e quindi lui mi ha inquadrato subito, mi ha fatto la cornicetta, più che il quadro. Niente, praticamente in questa poesia che ho chiamato, mi ha detto un saggio artista, più che le mie parole sono le sue, cioè quello che lui ha detto a me, che ha trasmesso a me, niente, poi lì è nato questa amicizia affettuosa e ci mettiamo i like su Facebook, mi piace. Stamattina era quello della fede, di nuovo, è fissato con la forza. Sì, la forza più grande è la fede. Ho sempre pensato, però, scusa, in maniera... Non è un'espressione di me, lo so. Ma io di madre deve essere... Di Calcutta. Ho sempre pensato che la forza tua più grande è la fede nell'arte. Ogni mattina è la fede nell'arte. Mi ha detto il saggio artista: dov'è il cielo, oh Dio? Più non lo vediamo. Le nubi tossiche offuscano le menti, né alcun profumo dei fiori sentiamo. Sbiaditi i colori nei prati ingialliti, i nostri sentimenti cementati. Lei, lui, il sole non sanno cosa dirsi. Nell'egoismo chiusi i nostri cuori, così poveri, aridi d'amore. E questi passi, avviati senza un dove, smarriti, senza meta, senza te, capaci di distruggere il creato e tutto quel che in esso ci donasti, adesso siamo a chiederci perché.
Qualcuno la risposta ha già fornito e nel sorriso, mi ha detto un saggio artista, restando un po' bambini e nel saper giocare e ritrovare Dio e gioia di amare. La pelle d'oca leggendola, non perché l'ho fatta io, ma perché qui è proprio quello che hai detto poc'anzi tu, cioè questa fede che Sandro mette nell'arte, no? E nell'arte, nel creato, lui è innamorato del sole, le sue farfalle, infatti, e l'amore per il creato, per l'arte, e nel sorriso, e quella gioia di rimanere bambini. Lui mi ha sempre detto che affronta tutto non giocando, ma affrontando la vita con leggerezza, non subendo i problemi, ma con quell'animo puro di un bambino e col sorriso. Questo mi ha trasmesso, e nei momenti down mi ritorna in mente questo consiglio di sorridere. E l'ho voluto riportare in questa poesia. Bella, brava. Sì. Un applauso, no? Dal catalogo abbiamo copiato fedelmente tutto, che è stato molto bravo chi l'ha fatto il catalogo. Giampaolo fantastico. Però alcune foto poi, abbiamo solo qualcuno, le foto abbiamo leggermente sostituite. Che però poi il fotografo Carlo Anisano, al qui presente, è stato pure molto bravo, l'autore delle fotografie. E scusami Carlo, ma non sei anche, non sei all'inizio? No. Sì, ma dai, Carlo, sì. Vieni Carlo, sì, davvero, io mi sento un po'... Dai, vi do la voce, ma siete voi i protagonisti, perché... E perché tu sei il tu sei il fotografo del... Cioè, un fotografo che riprende un'opera, e penso che è diverso. A parte la tecnica che tralascio, ma perché... è un artista quello lì, a parte la tecnica che tralascio, perché ma quello che coinvolge incontrando Sandro è respirare la sua aria, l'aria delle sue opere. Lui effettivamente, come ha detto Daniela prima, mette gioia, basta stare 5 minuti con lui che ti trasmette veramente questa voglia di vivere, questo ragazzino eterno che gioca con l'arte, no? E allora mi diverte moltissimo seguirlo nelle sue cose. Ormai sono tantissimi anni non so quante migliaia di foto abbiamo fatto insieme in tutti i luoghi, in tutte le opere, anche al mare, in mezzo alla strada, sui rifiuti, e in tutte le occasioni. E allora alla fine ti trovi coinvolto in un lavoro che si amalgama con la persona, diventa un tutt'uno, e quando ti manca qualche giorno lo vai a cercare, no? Sì, perché poi ci sono sempre delle novità. Se vado un giorno a trovarlo, la prima domanda che faccio: che hai prodotto oggi? Una bottiglia di plastica, sì. Che cosa, non so cosa stava facendo quando siamo andati noi. Che faceva con la bottiglia di plastica? Avevi tagliato una bottiglia di plastica, sì. Cosa stavi creando? La stavi bruciando? La stavi colorando? E la trasformo col forno. Ah, ecco, sì. E il forno. Allora, la bottiglia di plastica. Quella professionale, che non è il forno comune. E cosa fai con quel forno? Trasformo le bottiglie e poi ci metto dei fiori. Ecco, sono i suoi portafiori. Di carta, ecco, trasforma di carta. La plastica, riesce a modellarla, a ammorbidirla, a modellarla, la dipinge, e poi ci mette dei fiori di carta che lui stesso crea. Io, Carlo, ho sempre pensato che forse se i ragazzi, perché poi il futuro nostro è sempre loro. Le nostre mire sono loro, è chiaro. Ecco, come diceva la nostra poetessa. Se i ragazzi, una mattina, se i professori di storia, non so neanche come si chiama, dovrebbero andare fare i turni e a entrare nella casa di Sandro, sì, per avere una speranza nell'arte, non una speranza, l'idea serena
della vita, di un modo di vivere, sì, che è arte, che è poesia, che è allegria, che è continuamente futuro. Basta osservarlo un po', Sandro, perché la creatività che è in ognuno di noi, credo, che abbiamo magari intrinseca, si possa sprigionare, perché lui è un pozzo di idee continue. Basterebbe che andasse un giorno a fare un laboratorio in una scuola e i ragazzi si entusiasmerebbero, così come abbiamo fatto un pomeriggio in campagna dove si è messo a costruire aquiloni e i ragazzi in quel pomeriggio si sono divertiti, ricordi? Si sono divertiti un sacco, si sono divertiti, non lo dimenticheranno mai, no, assolutamente. Poi ovviamente ogni momento di queste convivialità è documentato dalle foto che si ripetono, si rivedono. Insomma, come lui ama spesso dire, io devo vivere 120 anni perché quello che ho in mente ancora non si esaurisce. Noi glielo auguriamo 130, di cuore, 140, anche di più, senza sconti. Senza sconti. Va bene? Ma l'idea bellissima della Biennale è stata del presidente, no? Sì, Rino. Presidente, lui ha avuto l'idea luminosa. Noi, sì, nel 2012 abbiamo iniziato. Che cosa? Quello di poter realizzare delle biennali particolari, cioè riscoprire i grandi del nostro territorio, della Puglia, soprattutto del Salento. E quindi ogni due anni scegliamo un personaggio che ha vissuto tutta la sua vita per quel tipo di arte, e quindi iniziamo con Bodini. E Bodini poeta, oltre ad essere stato quello che è stato nel campo dell'arte, però fare una serata, dedicare una serata a Bodini o due serate, si sarebbe, avrebbe avuto il tempo e basta, non ci sarebbe stato tutta quell'attenzione particolare che invece noi abbiamo voluto dare. Come? Cioè ispirandoci, facendo ispirare gli artisti di altri ambiti alle opere di Bodini, e così abbiamo invitato pittori e scultori. Quindi sì, quindi abbiamo proposto anche diversi volumi di opere di Bodini, alle quali poi abbiamo inviato quindi centinaia e centinaia di inviti, e ai nostri inviti molti ci hanno snobbato, nel senso che non tutti hanno creduto al nostro programma, al nostro progetto. Poi dopo sono venuti, invece si sono ricreduti, e quindi speriamo che le prossime. Che siano quindi più convinti. E la seconda, poi dovevamo quindi scegliere un altro grande dell'arte, e abbiamo scelto Sandro. E la cosa bella è che Sandro vive, perché di solito le mostre purtroppo tra virgolette riguardano chi è già andato, il passato. Sì, no, e il passato è bene che sia sempre presente in noi. Sì, ma noi siccome vogliamo, ci sono i presenti, è bene che siano i presenti a parlare dell'arte. Sì, loro. Ma noi speriamo di poter scegliere nelle prossime biennali sempre personalità viventi, perché una volta morte si restano le opere, però è bello anche, no, dare spazio a chi vive. E quindi, siccome Sandro, io mi conosco da quando ero bambino. Ma tu sei stato il testimone di generazioni intere, sei ormai. Vabbè, a parte che sono cugino con Rita, e quindi con lui ci vuole, cioè la vita quindi
è andata avanti e a un certo punto fra tutte quante le personalità del campo dell'arte visiva abbiamo scelto Sandro, perché diversamente non poteva essere, non poteva essere, per la sua genialità e per la sua creatività. A un certo punto poi, subito dopo poi nel 2016, poiché c'è stato l'anno della misericordia, dedicato alla misericordia, abbiamo scelto questo tema e quindi abbiamo invitato artisti e pittori e scultori a ispirarsi proprio alla misericordia, alle opere di misericordia. Tutto qui. E speriamo di potercela fare l'anno prossimo. È probabile che dedicheremo alla musica la Biennale. Le arti sorelle. Sì, sì, le arti sorelle. Allora io intanto vi saluto e devo ringraziare Sandro, il quale quando mi ha coinvolto, Giuliana, quando mi ha coinvolto in un progetto che è interessante, perché è interessante che ci siano proposte di intercodificazione dei modelli, cioè ho visto anche per Bodini recentemente, hanno fatto all'Apollo, tentativi di associazione di ritmi musicali con il ritmo della poesia. Non come canto, né come controcanto, né come sostrato, non come sottofondo, ma proprio come un interfacciamento, come cioè un modo di dire con un linguaggio diverso la stessa cosa. Ecco, questa è quindi la musica, il ritmo della musica, il ritmo della poesia, e nel nostro caso il testo, la parola, ma non solo la parola, il testo nella sua struttura, perché esiste anche la morfè del testo, no? E con i suoi contenuti. Ora, quando ho avuto quindi lo stimolo, l'invito, io sono stato contento. Allora cosa ho fatto? Ho fatto una cosa semplicissima. A occhi chiusi ho ripercorso un po' di collaborazioni umane, di simpatie trascorse. E voi considerate che Sandro Greco lo conosco da tanti anni, considerate anche che in quel... nel nostro giornale che si chiama L'Incantiere, nato nell'86 lì all'università, Sandro in quel giornale è uscito, lo dico se a qualcuno interessasse per qualche motivo, nel numero 5 che è datato 1988, nel numero 38 che è del 96 e più recentemente nel numero 68 che è del 2011. Devo anche comunicarvi che L'Incantiere per Sandro ha fatto l'eccezione, perché L'Incantiere funziona così: ci sono testi inediti di poesia locale e nazionale, naturalmente non c'è una gerarchia di valori, no? Perché Lecce come Milano non cambia nulla, ma comunque poeti nostri, no? Autoctoni e poeti dell'ambito nazionale e in qualche numero anche internazionale hanno dialogato con l'arte, perché in ogni numero del giornale noi abbiamo pubblicato testi o grafico artistici o artistici di nostri operatori artistici, nostri intendo salentini, anche se poi magari lavoravano in America o a Milano, insomma, ma per lui solamente abbiamo fatto l'eccezione perché è uscito 3 volte. In genere si è trattato di una volta o al massimo per 2 o 3 particolari amici, insomma, non è l'amicizia, sono usciti 2 volte, ma non è l'amicizia solo che mi ha indotto a dire sì o ci ha indotto a pubblicarlo, e Sandro è bravo. Però io vorrei darvi un suggerimento: quando ci avviciniamo a Sandro, alla sua opera ovviamente, ma anche alla sua figura, alla sua persona,
teniamo sempre in conto una cosa, che lui ha una formazione scientifica, lui è laureato in farmacia ed è un chimico, quindi, come posso dire, il prius dell'accesso all'arte è di natura scientifica. E se voi osservate meglio ancora le sue opere, quelle in cui la sua elementarietà, no? Sembra un fanciullo, sembra che lui scopra il rapporto col mondo con occhi fanciulli, no? Io penso al Pascoli quando penso a lui. Però lì c'è un rigore in quella ricerca, no? In quel cercare le piccole cose da nulla, no? Tutti gli apparati di cui fa uso nelle sue opere. E voi vedete che intanto c'è un uso di materiali diversissimi. Adesso io non posso fare una relazione articolata su questo punto, però voi vedete i testi e li vedete. Quindi quella elementarietà è fondamentale per capire, ma è di estrazione scientifica quella cosa. Io quando penso a lui penso a un altro grande, che è anche un poeta, ed è Tonino Guerra, di cui mi sono occupato e che abbiamo pubblicato nell'Incantiere. Io accanto ai testi, io ho tre opere due a casa, e quando vengono le persone che capiscono di arte, rimangono nel Salentino, diciamo, babbati, rimangono così, insomma, perché ho associato le sue opere a quelle di Tonino Guerra. La stessa elementarietà, sembrano testi fatti da bambini, ma lì c'è un rigore scientifico che lui ha come prius, insomma, come... E un'altra cosa che voglio dire è questa, che sono cose proprio essenziali dell'arte, che ricostruiscono anche la sua personalità. Quell'uomo è capace di, secondo procedure, sto pensando a molti autori contemporaneamente, ma vi risparmio le citazioni, è capace di puntualizzare, precisare, ecco la formazione scientifica, no? Un dato marginale, di solito marginale, un materiale cosiddetto povero, riesce a connotarlo in maniera così precisa che quello diventa un segno della storia e diventa un simbolo addirittura. Secondo il procedimento di cui furono maestri crepuscolari nel passaggio fra fine 800 e inizio del 900, di cui fu maestro enorme Eugenio Montale, come sappiamo, no? Cioè quella capacità, e anche Bodini per certi versi, ma solo per certi versi, cioè il dato marginale, che anche Bodini, il dato marginale viene sussunto, perché caricato di valori metafisici evidentemente, dove qui metafisici non significa religiosi, significa artistici, significa estetici. E lui è capace di fare questo, cioè di dare valore simbolico ad alcuni oggetti, così come ha fatto Bodini per Lecce e per il Salento, così come ha fatto Montale per la sua Liguria, no? Gli ossi di seppia insegnano in questo senso, come fa lui con materiali poveri, salentinissimi, posto cesareo, no, la sabbia lì è sostanzialmente, insomma, è un tosso, no? Della sua... Ecco, questa è una sua capacità, una sua abilità che, insomma, lo contraddistingue rispetto a tanti altri. Però quel libro resta fondamentale, cioè quei due volumi che uscirono da Schena a Fasano, no? Quei due volumi restano fondamentali, appunto perché riflettono una particolare creatività. E sono ricchi di senso rispetto alla dispersione del senso nell'arte contemporanea, perché siamo in una fase di enorme crisi delle arti visive, non dico della poesia, la poesia ha avuto pure una grande crisi lungo il secolo, però è riuscita sempre ad esprimersi, mentre l'arte è arrivata al punto della sala vuota, per esempio. La mostra, sì, c'era la mostra, ma la sala era vuota,
e c'era un cartello che diceva l'arte è morta. È rimasta famosa questa mostra. Non solo, ma in quegli stessi anni, cioè siamo negli anni 70, fine anni 70, quando anche finiscono le avanguardie, diciamo che sono state la grande potenza, diciamo, del secolo, le avanguardie. E nasce in Inghilterra una piccola rivista che si intitolava Art Concept, il cui principio era che non c'è più l'arte, c'è solo il discorso sull'arte. Ecco. Ma l'arte continuava appunto in un senso autentico, non nel senso per esempio delle installazioni oggi o delle lavorazioni fotografiche, cioè in un senso scarsamente significativo. Nella land art invece c'era una profondità di senso e di simbolo. Ecco, questa è la mia esperienza più intensa, perché poi siamo arrivati sempre amici e ci siamo incontrati sempre, a parte la malattia di Corrado, vero? In questi, non so, forse da una decina d'anni. Mentre Sandro è rimasto profondamente vitale. Quindi noi siamo rimasti sempre amici, ci siamo sempre incontrati. Quando si va a casa sua, vero che è una casa laboratorio, come diceva bene, ecco, si va appunto dietro dove c'è il vero laboratorio e dove è sempre in atto una creazione. E questo è stato il mio legame con lui, insomma, lungo la vita. E gli auguro di continuare in questa stupenda vitalità e creatività. Io volevo sottolineare una cosa e poi invitare il professor Capani, che ci fa sempre piacere ascoltare. Volevo dire una cosa soltanto. Volevo dire che si sta bene a Fondo Verdi. Perché lo dico? Perché le arti si ascoltano nel silenzio e nella partecipazione di tutti. Condividiamo, si condividono sensazioni, emozioni, arte, cultura. E professore, non c'è differenza di età, e non ci sono ponti, e siamo tutti si è amici. E l'arte serve anche a quello, a superare ponti. E sentire il professor Colombo, e dire un grazie alla vita e alla loro vitalità. Grazie a Mauro e adesso la parola al professor Capani. Aggiungiamo una sedia, mi dispiace, ecco, no, lasciamo no, qui, a mi alzo. Quando facemmo quel film è nato come uno scherzo, perché fui catturato dalla casa laboratorio, come diceva Arrigo, di Sandro, questo, dove c'è un forno, una sega elettrica, varie pietre, tranfusaglie, seghe e vari cornici, pezzi di legno. E gli avevo chiesto, siccome stavo facendo un documentario, un film su Vittorio Bodini, mi servivano alcuni dadi che non, dove non ci fossero i numeri segnati, ma alcune delle quei disegni simbolici che sono sotto la grotta dei cervi. E gli dice: Sandro, mi puoi fare così come vuoi tu, dei dadi, due dadi, che devo fare una scena per questo film. Non passò una settimana, gli Giuliano, sono pronti, vieni a prenderteli. Andai, me ne ha fatti 10, me ne ha fatti uno più bello dell'altro, per cui ci fu pure un po' l'imbarazzo della scelta. E lì avevo una telecameretta di quelle tascabili, così, e cominciamo a fare una chiacchierata insieme. E poi dopo ci ritornai e dicono: vabbè, qui ci devo dedicare più tempo. E uscì quella, il domatore di farfalle. La contemporaneità, dicevo,
sta nel fatto che lui usa una procedura particolare, che è proprio poi quella degli artisti, cioè il montaggio. Monta delle cose apparentemente semplici e le sistema in un modo artistico, questo, in maniera tale che quella materialità di cui sono composte le sue opere assume un significato differente ma evocativo. E che cosa ci evoca? Ci evoca delle emozioni ancestrali, ed è anche un monito di come quest'ordine o armonia naturale, che poi viene ripresa nelle sue opere, si stia perdendo o si stia un po' imbastardendo o peggio ancora si stia dimenticando. E allora questo monito, che è sempre presente, che dire ecologico è troppo poco, no? Nelle sue opere quello che si vede, ma ad esempio gli sfondi sono quasi tutti quanti luminosi, no? Un giallo paglierino, un azzurro intenso, un bianco, l'uso del bianco molte volte, su cui poi si stagliano queste farfalle che sono delle macchie di colori che noi le percepiamo come farfalle, o anche questi fiori di carta che sono dei petali non ben rifiniti, ma messi là in maniera tale che ci sia uno sfolgorio di colori lì. E quindi sono queste situazioni che ci evocano forse un'armonia perduta, alla quale noi riconosciamo come essere una specie di ritorno alla nostra naturalità. E questo è quello che a me affascina di più, questa grande contemporaneità, questo monito di capire, cercare anche di riflettere sullo stato delle cose, dove stiamo andando e come ritornare a un'armonia perduta. Grazie tanto. Sandro, forse tocca a te, non ci dici due parole, due storie, e poi... E tu devi dirci... Sandro, dici qualcosa. Su. Sull'armonia, cioè, dai, devi dirci qualcosa. No, non è per me. Quello che vuoi. Non è per me. Avete detto tutto. La casa laboratorio. Avete detto delle... tutto voi. No, le ultime tutto storie tutto. Che stai inventando in questo momento. Di quello che vuoi. Poeta nasci tu, Rorato Orfitti. Per favore, traducilo. Artista si nasce, oratore si diventa. Domani mattina è il motto di domani mattina, Sandro. Domani mattina, quando ci sveglieremo, e quale motto troveremo per la nostra giornata? Difficile. Non bisogna fare queste cose qua, perché sei sicuro che arriveremo domani? Perché se no l'arte piange, è impossibile. Arriveremo domani. Speriamo che domani. Chiamiamo Giorgio, che anche ti conosce. Sì, sì. Giorgio, vieni qui. Perché ho fatto venire curiosità, chi è Giorgio? Ho salutato Giorgio fra gli altri. Giorgio, mi ricordo quel... Dai Giorgio, vieni qui. Non lasciare, professore, stai qua, che sei... È a trabocchetto. Allora, io ho un quadro di Sandro. E a fianco c'è una fotocopia di un'opera di Picasso, fotocopia in bianco e nero, ed è una, non so come si chiama, non so cos'è, comunque Picasso ha preso un manubrio di bicicletta e ha realizzato un manubrio e una sella, realizzando una testa di toro. E io guardo queste due cose.
questo è il valore, e devo dire che essendo una fotocopia in bianco e nero, quella di Picasso, e invece essendo un circo colorato l'opera di Sandro Greco, è più bella quella di Sandro Greco. E con questo io vorrei concludere il mio intervento. Era quello, hai visto? E ognuno dice di te una storia, verità. E allora forse una persona che conosce bene Sandro, perché gli vive accanto non so da quanti anni, ma 24 ore su 24 ore, ecco, forse a me piacerebbe, a me, a noi piacerebbe, se non c'è qualche altro intervento, che fossi tu a leggere la pagina, leggila tu, la pagina in cui tu descrivi il tuo uomo, non le mani, ecco. Il tuo fare arte, che si manifesta in varie forme della tua creatività in continuo crescendo, alla fin fine ha avuto sempre un messaggio pedagogico e positivo della vita. Osservi l'uomo e l'ambiente con ottimismo e fiducia in una forma poetica. Richiami la sua attenzione con i tuoi fiori di carta e le tue farfalle. E il tocco magico, leggero e gentile, con cui intervieni sulla natura che muore. Ma c'è tanta poesia che scalda il cuore di chi ti osserva e doni emozioni, calore, gioia e fiducia. Osservi l'uomo anche attraverso le maschere dei clown e quelli che giocano guardandosi allo specchio e donando un sorriso cerchi di alleggerire le sofferenze del mondo. Come pure nei tuoi scritti, a volte profondi e a volte venati di leggera ironia. E la tua arte diventa poesia, ed è per questo che la tua è grande arte. Pensavo di essere innamorata delle tue opere, perché le guardavo con gli occhi di moglie innamorata. Ho capito poi che ero nel giusto, da quando a Lecce, nella nostra bottega, ho visto negli occhi di innumerevoli visitatori un bagliore di luce e sentito i commenti ammirati e letto gli scritti lusinghieri. Sandro, ma che uomo sei? Non hai mai freddo, non hai mai caldo, non hai mai fame, non hai mai sete. La tua fame e la tua sete è fame e sete di sapere, e avidità e curiosità di cultura, di arte, di creatività. Trascorri ore magiche fra libri, pennelli, colori, stampe, computer, ricerche, carte, cartine, cartoni, retine, pietre, piume, stracci, legno, corde, vetri, specchi e odore talvolta orribili delle tue misture chimiche. E tutto il tuo mondo che si traduce poi nella profondità dei messaggi che aiutano a ritrovare il senso della vita. Il gioco, il colore, la leggerezza, il connubio squisito tra arte e scienza, il calore del fuoco che forgia le tue ceramiche, i pensieri profondi, il volo immortale di farfalle e tanta poesia. Arte e poesia o arte e poesia? Allora, giovane inesperta, mi hai gradatamente catapultata nel tuo mondo fantastico, nel mondo meraviglioso dell'arte. Sandro, ma che uomo sei? Sei un gigante, il mio gigante. Ah, e dietro poi c'è il riepilogo, che questo è un lavoro fatto da Giovanni. La parte grafica, sì, un lavoro di Giovanni che mi ha soddisfatto veramente. Dopo averne cambiati. Un bel po'. Sì, sì, Giovanni è stato proprio almeno. Allora, ragazzi, che dici Mauro? Possiamo concludere? Grazie a Mauro, grazie. Vogliamo soltanto dire che noi saremo onorati di portarci un calendario San Benito, e vi
penseremo ogni giorno, non forse, se che lo dico, forse anche senza calendario, ma questa è l'opera a parte. Grazie mille, grazie a tutti, alla prossima.